Prima giornata di questo convegno dedicato al monitoraggio infrastrutturale, siamo ospiti dell'Università di Roma La Sapienza e di Nazca, stiamo per incontrare le aziende, venite con noi. Buon pomeriggio, siamo qui con Vera Costantini di Nazca, spin-off dell'Università La Sapienza, e Nazca è co-organizzatrice di questo evento a cui stiamo partecipando. Vera, grazie intanto del grazie tuo tempo. A voi. Che cosa porta Nazca, che è un'esperienza, qui a questo evento? Sì, intanto, come hai detto tu, siamo coorganizzatori, ormai siamo alla nona edizione di questo corso e noi portiamo in generale le nostre tecnologie, e sicuramente quella che è più innovativa, perché l'abbiamo anche tra l'altro registrata come marchio, è il fotomonitoring che utilizziamo tramite il nostro software sviluppato completamente da noi, e abbiamo un settore, diciamo, di R&D molto sviluppato. E quindi questa tecnologia che permette di eseguire un monitoraggio sia di strutture, di edifici, ma anche di fenomeni naturali come frane o altri fenomeni, che utilizziamo praticamente in maniera parallela ad altre tecnologie come ad esempio l'interferometria satellitare, l'interferometria terrestre. È un insieme di servizi che noi offriamo per dare una risposta praticamente a 360 gradi su quello che ci chiedono i clienti, cioè un monitoraggio, un'analisi del territorio, delle strutture, delle infrastrutture che sia completa, vista da diversi punti di vista, e soprattutto il fotomonitoring in particolare ci permette di utilizzare diverse piattaforme, anche un semplice cellulare, quindi è fondamentalmente una tecnologia molto più economica e versatile di altre che, diciamo, accessibile, dati un po' più complessi da analizzare, da comprendere. Noi poi forniamo anche non solamente l'analisi, ma anche la possibilità di acquistare il software, forniamo training, come diciamo in questo corso noi siamo focalizzati sicuramente sul training e la formazione, quindi anche per questa tecnologia forniamo la possibilità di avere il software in casa e imparare ad usarlo e poterlo utilizzare, quindi, da soli. Quindi gli utenti possono essere messi in grado di utilizzare le soluzioni che proponete in maniera totalmente autonoma e di crescere. Assolutamente, questa soprattutto con il nostro software Iris, il fotomonitoring, assolutamente c'è la possibilità di diventare autonomi con il nostro supporto, sicuramente se si vuole fare insomma, diventare realmente autonomi o fare delle analisi avanzate, insomma. Una domanda forse un po' cattiva, prego. Ma in questo momento gli utenti hanno la capacità di comprendere queste soluzioni che sembrano apparentemente complesse? Allora, sicuramente sono soluzioni complesse, noi lo diciamo sempre ai nostri utenti, ai clienti che ci chiedono di appunto acquistare ad esempio il software piuttosto che il servizio che noi offriamo, sia di consulenza che di analisi di dati. E ovviamente bisogna sapersi un po' mettere in gioco e anche essere pronti ad imparare, ma utilizzando le tecnologie costantemente, quindi non sono tecnologie che tutti possono usare pensando di fare un corso di 2 ore e diventare autonomi o vedendo una demo. Ovviamente sono tecnologie di alto livello, algoritmi molto sofisticati che però stiamo rendendo più user friendly, accessibili. Diciamo accessibili, e con le dovute spiegazioni e la formazione necessaria, insomma. Perfetto. Vera, grazie di questa grazie tua disponibilità, ci vediamo in questi giorni. Allora, buon lavoro. Abbiamo preso per fortuna Elena Piantelli di Spectra e Rainbow Company per un minuto e per una domanda. Elena, in questo evento dove si parla di monitoraggio di strutture, che porta Spectra come esperienza, come approccio? La nostra ambizione è quella di portare un approccio che è basato sulle soluzioni, quindi non pensare al singolo prodotto, al singolo sensore, ma cercare di guardare in primis alla comprensione dell'applicazione in cui andiamo a ovviamente portare la tecnologia, ma ancora più importante fare in modo che questa tecnologia si possa integrare in un ecosistema ovviamente di controllo e di monitoraggio e di inserimento dei dati in un'unica piattaforma, perché è solo attraverso la condivisione delle competenze, la condivisione delle informazioni che si raccolgono, che si può ottenere ovviamente un risultato più performante, più in linea con le necessità. Elena, grazie del tuo tempo. A presto. Grazie a voi.